Eccoci qua. Nessuno ci avrebbe scommesso, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti ad avere qui con noi non uno chef qualunque, ma il miglior chef d'Italia. L'imprenditoria ha a che fare innanzitutto con il rischio. Cos'è che permette di rischiare? È il fatto di poter lasciare un segno, no? Il fatto di poter mettere un pizzico di qualcosa di tuo, di qualcosa che ti piacerebbe lasciare, no? Ti raccontiamo in 3 minuti quello che abbiamo fatto in Illumia durante questi ultimi 6 mesi. Certo che bisogna vedere che ingredienti mi hai messo in quella box, perché... No, io sono stato veramente semplice. Oh, ragazzi, potete tutti aprire la box in questo momento. L'amministratore delegato di Illumia, direttamente. Matteo. Siamo pronti. Alcuni ritengono con una certa convinzione che il sale vada buttato nell'acqua nel momento in cui bolle. Comunque posso dire, 10 minuti che cuciniamo, se siamo solamente all'acqua salata, qui fidiamo. Abbiamo davanti a noi olio extravergine, un limone, del pepe, del sale, del basilico. Io metterei il limone, grattugerei un po' di limone. Sbagliato, l'unica cosa che non dovevi mettere. L'hai messa, fa niente. Matteo, come va le cose? Bene, noi stiamo raddoppiando tutte le dosi però. Dico che secondo me è ancora un po' indietro. Allora scollala. Perfetto. Fammi vedere come salti. Aspetta, scusa. Potete un attimo staccare la telecamera? Come facciamo a mettere gli spaghetti nel piatto? No. Lo mettiamo al centro. Se poi volete lucidare un po' così per presentare anche bene. Jacopo, hai molta fame? Marco, ho una fame pazzesca. Tu sai che ogni anno noi cerchiamo anche di creare un'iniziativa collegata di tipo solidale. Questa volta, non contenti e non potendoli invitare qui, siamo andati noi da loro. La Violetta ha fatto un bel piattone, ma non è male, eh? Sembra il piatto di Alberto Sordi. Sicuramente il piatto di Angela Maria è più colorato, ma io lo darei a questa meraviglia. Quindi vince Andrea. Ci aspetta un anno pieno di sorprese, pieni di impegni, ma per esserci tanta carne al fuoco ci deve essere un fuoco. Ed è interessante vedere che questo fuoco è emerso durante un periodo così difficile, così sfidante. E allora non facciamolo spegnere questo fuoco, aiutiamoci a tenerlo vivo.